Gianni Cuperlo, lei pensa a un partito democratico che sappia porre al centro della propria politica la moralità, quella che voi avete parlato anche della storia di questo paese degli ultimi 50 anni, quella che una volta si sarebbe chiamata forse questione morale. Ecco. In tutto questo l'atteggiamento del partito nella vicenda Berlusconi anche di fronte ai propri elettori è estremamente importante. Sì, sì, è fondamentale. Ma io credo che abbiamo tenuto una posizione molto chiara e molto coerente in queste settimane. Noi non abbiamo gioito per la condanna di Berlusconi, non abbiamo convocato manifestazioni di piazza, non siamo scesi sotto i tribunali della Repubblica, noi abbiamo rispetto per l'autonomia e l'indipendenza della magistratura e credo anche di poter dire che abbiamo una cultura sinceramente garantista e riteniamo un cittadino innocente fino al terzo grado di giudizio. Berlusconi è stato condannato con sentenza di terzo grado dalla Cassazione e dunque a tutti gli effetti è ragionevole pensare alla sua decadenza dal seggio senatoriale. Aggiungo una cosa, che in qualunque paese europeo si sarebbe già dimesso, ma a questo punto noi terremo la linea che abbiamo detto, non perché pensiamo di doverci liberare di un avversario politico per via giudiziaria, ma perché riteniamo che in gioco ci sia la concezione della democrazia liberale di questo Paese. È un principio, quello della legalità e dell'uguaglianza di ogni cittadino dinanzi alla legge, che va rispettato. E il fatto che la destra dice abbiamo raccolto milioni di voti e questo dovrebbe fare premio sul merito della sentenza è una concezione del tutto irricevibile, perché se prendi molti milioni di voti nelle urne questo non ti esenta dal rispetto della legge, casomai ti obbliga ad un rispetto ancora più rigoroso della norma. E quindi per tutte queste ragioni noi voteremo sì alla decadenza nei tempi che la Giunta deciderà, rispettando l'autonomia di quell'organismo, ma mantenendo chiaro il profilo della nostra coerenza su questo punto. E il contrasto alla povertà, sempre più in aumento nel nostro paese, è uno dei punti centrali del suo programma, diciamo. Ecco. Questo chiama in causa probabilmente una ridistribuzione del reddito, una cosa che negli ultimi 20 anni nel nostro paese non si è praticamente mai riusciti a fare. Non c'è dubbio che la parola redistribuzione deve tornare ad essere una parola che ha piena cittadinanza nel vocabolario della politica italiana e secondo me del centro-sinistra e del nostro partito. Sul contrasto alla povertà delle cose si possono fare anche rapidamente e io penso che il governo Letta le deve poter mettere in cantiere. Ad esempio, rivedere il sistema dell'assistenza, social card, assegni sociali di sostegno, si può fare pensando ad un reddito minimo garantito per le famiglie a grave disagio. Parliamo di 1 milione di famiglie sulla soglia della povertà o sotto la soglia della povertà. Con 4-5 milioni di euro questo si potrebbe affrontare in termini molto seri. E va fatto 4-5 miliardi di euro. E va fatto ovviamente con la consapevolezza che bisogna spostare le risorse dal capitolo dell'assistenza dell'INPS alle regioni e riorganizzare quella spesa per l'assistenza che attualmente è suddivisa in diverse voci e che bisogna riformulare e riprogrammare dentro una logica che abbia anche un respiro politico diverso. Peraltro risorse da recuperare ci sono. Le riforme delle pensioni che abbiamo realizzato in questi anni prevedono un risparmio atteso realizzato dell'INPS tra il 2012 e il 2021 dell'ordine di 80 miliardi di euro. Allora, parlare di redistribuzione in questo paese si può, bisogna che noi torniamo a farlo anche con quell'orgoglio e quella determinazione di affrontare la crisi dal punto di vista di chi la sta soffrendo sulla propria pelle. Ed è un numero di persone estremamente elevato che noi non possiamo permetterci di trascurare. Lei parla di importanza di insistere, di potenziare un'economia verde, di affermare diritti umani universali. Ecco, questo è un altro modo per uscire dalla crisi sul piano economico e sociale, o anche un modo per recuperare, diciamo, quel terreno rubato un po' dall'antipolitico, meglio dall'antipartitismo, pensiamo al Movimento 5 Stelle. Ma sì, perché dalle grandi crisi, stasera l'abbiamo detto, si esce in due modi, o arretrando, regredendo, retrocedendo, o avanzando, anche rompendo alcuni tabù del proprio campo. Io penso che dobbiamo ripensare il modello produttivo di crescita e di sviluppo di questo paese, sfruttando le opportunità che, tra virgolette, questa crisi propone. È chiaro che avendo perso 8 punti di PIL,
centinaia di migliaia di posti di lavoro. Abbiamo perso in 6 anni di crisi il 15% dell'industria manifatturiera, il 40% dell'auto. Non tutto sarà recuperabile dentro i vecchi settori. Bisognerà anche pensare ad una nuova concezione della crescita e dello sviluppo di questo paese. E da questo punto di vista io sono convinto che la cosiddetta green economy non significa soltanto una spolverata di fotovoltaico dove prima non c'era. Significa ripensare complessivamente il modello di sviluppo sotto il profilo della sua sostenibilità in termini di infrastrutture, trasporti, uso e consumo del suolo, messa in sicurezza del territorio, nuove produzioni, una nuova cultura del civismo dal punto di vista dell'uso dei rifiuti e della loro raccolta. E io penso che abbiamo davanti una lunga stagione del futuro di questo paese segnata da una grande innovazione potenziale. E noi dobbiamo essere il partito, la forza politica che se ne fa carico.